diretta dagli studi di Radio Città Pescara in Via Lazio, torna Dannata Balera e torna con tutta la carica e tutta l'energia dell'estate qui sulle frequenze analogiche e digitali di Radio Città Pescara 97.8 MHz se ci ascoltate da Pescara e dintorni, altrimenti su radiocittà.it. Bentornati in compagnia dei fratelli Balera, questa sera un ospite d'eccezione, ma mica solo uno, ben due, ma mica solo due, tre. Una serie di accompagnatori, un editoriale, questa sera ve ne faremo ascoltare delle belle. È con noi Claudio Filippini. Ciao a applausi, tutti. Applausi. Ciao, buonasera. Buonasera. Ciao Claudio, benvenuto. Questa sera parleremo di filippismo. Il suo ultimo LP, lo possiamo dire che è un LP? Possiamo dire. Appena uscito, davvero un gran disco. Ne parleremo qui, ascolteremo qualcosa direttamente dai tasti di Claudio. E poi ascolteremo qualcosa. Avremo anche un ospite ulteriore. Ci sarà Carolina Bubico a presentare, a parlare anche dell'ultimo singolo che ha realizzato insieme a te. Poi ce lo racconterete meglio sicuramente. Ricordiamo a tutti quanti, siamo in diretta su radiocittapescara.it. Per chi fosse in Abruzzo può ascoltarci anche sulle onde FM 97.8 e 88.9, oppure potete recuperarci in video sulla pagina Facebook della radio fin quando non ci troncano la musica, oppure con tutta la musica e tutti i nostri bei faccioni sul canale YouTube di Radio Città Pescara. E noi apriamo subito con la musica. Io voglio aprire con il primo brano che apre questo meraviglioso, monumentale disco, Overture, perché voglio fare questa cosa un po' francese e anche un po' fighetta. Dannata Balera, suona Claudio Filippini. Overture, per così accendere i vostri cuori, un brano che è già una dichiarazione di intenti, un brano che ha dentro tantissime influenze che noi riusciamo così ad intercettare, e quindi vorrei cominciare così a raccontare dal primo brano questo bellissimo disco, Claudio. Sì, come dire, il disco in realtà rappresenta un po' quello che sono io. Forse non tutti sanno che io vengo dal cinema. La mia famiglia, mio padre, mio nonno, prima di mio padre, fu il gestore del Teatro Pomponi nel 1939. Quindi noi dal 1939 al 2004 abbiamo gestito tutti, insomma, la maggior parte dei cinema, dei teatri di Pescara, il Capitol negli anni 80, il Michetti a seguire. E quindi io sono cresciuto con la musica da film, per cui ho sempre voluto scrivere per il cinema, ma non ho mai avuto l'occasione di farlo, e quindi me la sono data da solo. Non ancora. E quindi ho immaginato di scrivere la musica di un film che non esiste, ecco, mettiamola così. Ho scritto la colonna sonora di un film immaginario in cui ognuno, ogni ascoltatore si può fare il proprio film ascoltandolo. Una serie di suggestioni, ho voluto, diciamo, fare una sorta di
racconto ogni brano, diciamo, mi richiama un qualcosa del mio passato, un ricordo, piuttosto che, non lo so, una visione, un sogno. Quindi così, c'è dell'elettronica, c'è appunto, come l'overture di prima, ci sono degli elementi di orchestra sinfonica, c'è il trio jazz con, diciamo, i miei ormai compagni di 20 anni, Luca Bulgarelli e Marcello Di Leonardo, insomma c'è un po' di tutto. Appunto, c'è tutto il filippismo che è in te. Ricordiamolo che questo è il titolo del disco e l'aggettivo che usi più spesso, che ritroviamo più spesso anche nei comunicati che accompagnano il disco, è liberatorio. Come è stato liberare tutto quello che avevi dentro? Ma in realtà è stato proprio questo, cioè ho voluto cominciare da zero, scrivere appunto un'opera da capo e senza pormi nessun tipo di problema etico, estetico, di forma. E l'ho voluto fare prendendomi proprio i miei tempi. Poi c'è stata anche la pandemia che mi ha anche un po' aiutato in questo, nel senso che ogni brano l'ho curato veramente nei minimi dettagli, a differenza di altri miei lavori che non rinnego, però diciamo c'è da dire anche che spesso, sai, i dischi vanno fatti in fretta e in furia, ormai in 2 giorni bisogna chiudere tutto, fare il mix, il mastering, e invece in questo caso mi sono preso i miei tempi e quindi ho voluto fare questo manifesto, questo inno alla libertà, alla follia anche un po'. Anche un po' alla follia. E per chi ci sta seguendo in diretta video, ti vediamo munito di strumentazione e quindi magari puoi farci ascoltare direttamente qualcosa per ancora più per conoscere questo filippismo. Va bene, allora suonerò un brano che è la seconda traccia dell'album, che si intitola Cuore Mio. È un brano che ho scritto così in maniera molto istintiva e lo dedico a mia figlia Maya, che ha compiuto 9 anni da poco, e quindi Cuore Mio per Maya. Thank you.
questa sera su Dannata Balera, Claudio Filippini, cuore mio, ci hai fatto davvero tremare il cuore, un brano così intenso, bellissimo, un grande regalo per i fratelli Balera. Questa sera ti sviolineremo un po', ma torniamo a parlare del disco. Claudio Filippini, ok, pianista, ormai suoni qualsiasi cosa abbia dei tasti, però hai anche dei collaboratori abituali, no? Chi sono le persone che hanno realizzato con te il disco? Come dicevo prima, è un disco che ho realizzato, ho prodotto quasi esclusivamente da solo. In alcuni brani mi sono fatto aiutare da Luca Bulgarelli al contrabbasso, Marcello Di Leonardo alla batteria. Poi c'è Filippo Bubico, che è il mio, diciamo, asso nella manica, nel senso che è uno dei musicisti più talentuosi e incredibili che abbia Filippo Bubico, che è uno dei più grandi e talentuosi musicisti che abbia mai conosciuto, e ha curato anche tutta la parte del mix e il mastering del disco. Poi c'è da dire che Filippo è veramente istrionico, suona qualsiasi cosa, qualsiasi strumento. In questo caso c'è un brano Fotografia, appunto, in cui suona la batteria. Perché gran parte del cuore del disco poi è stata sviluppata nel Sound Village Studio di Lecce. Che ambiente è? Come ti ci sei fantastico, trovato? Fantastico, fantastico. Lavorare in quel luogo, in quel non luogo, è qualcosa di incredibile. Uno studio immerso nella natura, strumenti a portata di tutti, c'è una foresteria per ospitare musicisti, quindi diciamo è il posto ideale per poter creare, per lavorare, per un artista. Abbiamo parlato di questi collaboratori, però qui ne abbiamo altri due, se ce li puoi raccontare e descriverci quanto sono stati importanti, sì, per diciamo, te. Diciamo, perché Filippismo ormai è diventata una famiglia allargata, diciamo, non sono anche noi non siamo stati solo contagiati un esatto, po', esatto, non è che eravamo quindi portatori del tramontismo. E quindi ho portato con me, diciamo, due persone alle quali sono legato tantissimo per vari motivi. C'è la nostra Alessandra Velarte, detta anche Maleficent, però in realtà solamente buonasera. Non possiamo svelare, no, cosa si cela, no, dietro, no, questa, no, angelica figura. Meglio di no. E poi c'è il nostro motivatore, che, diciamo, io lo chiamo Max, perché diciamo il nome, diciamo, Max, però ho detto un po' all'americana, Max, che ha seguito sì, diciamo, ha seguito, è il tuttofare, diciamo, lui mi ha seguito in vari concerti, a volte ha guidato la macchina, a volte mi ha fatto da assistente in camerino, a volte ha menato a qualcuno, perché a volte c'è pure bisogno di qualcuno che insomma. Beh, certo, ci vuole la parte action, esatto, stiamo parlando, diciamo, di cinema dall'inizio. È il miglior road manager che si possa desiderare. È anche motivatore, quindi diciamo, motivatore, che è un ruolo fondamentale. Fondamentale, sì, sì. Perché se, cioè, nel senso, alla fine la benzina ci può più carburante, se no non parte. Esattamente. Esatto. Vabbè, ci vuoi dire qualcosa in più tu? Ma io sono di parte, perché oltre a essere un fan dell'arte e fan della musica, sono il cugino di Claudio, quindi ho un particolare affetto anche per lui e per la sua musica, e mi ritengo un difensore dell'arte, quindi nel difendere l'arte io cerco sempre di portare il vento in poppa, che poi anche un po' richiama uno degli ultimi dischi di Claudio. Vedi, proprio pure i collegamenti ipertestuali. Bravo. E niente, vabbè, per il resto cosa dire? Il ruolo di motivatore mi sembra essenziale, perché è un disco in cui hai sperimentato molto, sperimentato, no? Hai fatto anche cose che magari prima avevi qualche riserva, sì, a fare, anche, hai anche, usato qualche suono, qualche tocco di elettronica che era un po' proibitivo. Ho suonato anche la batteria, in alcuni casi la chitarra, quindi proprio mi sono esposto, ho detto qua verrò stroncato, infatti sono stato stroncato anche, c'è stata una recensione, però diciamo... Vabbè, ma ci sta. Sì, Robetta, Robetta. Robetta. E qua è stato importante quindi il ruolo del motivatore a spingerti a non avere pudori, Sì, sì, ma anche diciamo ha seguito tutta la mia fase depressiva, insomma è stato proprio diciamo, tra l'altro, che poi depressivo naturale, il risultato è questo bellissimo album che trovate anche in LP, che è un formato insomma che gli dona il giusto valore. Era fondamentale anche stamparlo, sì, così. Non so se avevi stampato già, no, su vinile in precedenza. Questo è il mio primo vinile, ho voluto fare proprio le cose in grande a questo giro, e tra l'altro, vabbè, magari non qua ci vedono, ci sentono, ci ascoltano. Ci ascoltano e ci vedono anche. Ci vedono anche, no, ci tenevo a dire che l'altra volta ho fatto una mezza gaffa, mi sono dimenticato che la copertina, l'artwork è stato curato dalla bravissima Lucia Olivieri, che saluto, anche lei di Lecce, quindi anche lei fa parte, diciamo, dell'entourage della del crew. Sud, sì.
Sì, sì, ormai filippismo si è unito, cioè l'asse, diciamo, Lecce-Helsinki addirittura. Abbiamo sbarcato, abbiamo fatto lo sbarco in Normandia. Benissimo, ci vogliamo ascoltare qualcos'altro? Non so se direttamente dalle dita di Claudio tu avevi scelto qualcosa. Io riprenderei le fila tra il cinema, Filippo Bubbico, e la fotografia, la copertina, e quindi ascoltiamo Fotografia, Dannata Balera, boom! Fotografia, Claudio Filippini con i micidiali breaks di Filippo Bubbico. Mamma mia, che bello, quanti suoni, Claudio. Hai usato tantissimi suoni, hai fatto una ricerca di suoni incredibili. Qualche ricordo, qualcosa che ti è piaciuto particolarmente, oltre ai classici piano Fender, clavinet, i grandi classici? Sì, mi sono sbizzarrito, diciamo, ho realizzato quasi tutto con i virtual instrument, ad eccezione del pianoforte, che è il pianoforte a coda che ho a casa. Però sì, ormai, come dire, la tecnologia consente di fare delle cose assurde. Quindi era come avere una macchina con gli effetti speciali, quindi sono riuscito a realizzare esattamente, cioè qualsiasi suono avessi in mente ce l'avevo, ce l'ho tra l'altro, quindi
Ottimo. E tra l'altro questo è un periodo particolarmente frenetico qui per Pescara, ci sono molti eventi, capita l'intervista proprio a ridosso di eventi che ti vedranno anche protagonista. Tra l'altro, a proposito di eventi, ricordo anche che questo sabato ci sarà la festa di Radio Città, quindi accorrete numerosi allo stabilimento Zara dalle 19:30. Iniziamo noi di Danata Balera con un po' di tramontismo, quindi insomma filippismo, quindi insomma c'è un'unione che prolunga il tutto fino oltre Helsinki, nello spazio. Ma un incontro che era scritto già. Sì, arriviamo fino al sole, dai. E quindi ci saremo noi, ci saranno i 99 Cosse con il loro live pieno di ospiti, ci sarà il concerto reggae, e insomma poi ci saranno i DJ di Radio Città, una di quelle belle feste della radio, di una radio della città che dovete venire assolutamente a sostenere, a ballare, a divertirvi con noi sulla spiaggia, e godetevi il tramonto insieme a noi e poi fino a tarda notte. Ma a parte questo evento, ci sono due eventi incombenti, no, che ti vedono protagonista. Il primo è sicuramente quello di Pescara Jazz. Esattamente, sì, con il trio di Lorenzo Tucci, che saluto, carissimo amico. Ciao Lorenzo. Suoneremo al Porto Turistico per il Pescara Jazz con il suo trio, formato da me al pianoforte e Jacopo Ferrazza al contrabbasso. È un trio a cui sono molto legato, perché anche questo comincia ad avere un'età, non come il trio mio storico, però comunque insomma una deca se l'è fatta tutta. Sono tutti brani di Lorenzo, che stranamente, diciamo diversamente da tutti i batteristi, uno sai pensa il batterista come compositore tende sempre, no, a complicare le cose, a scrivere i brani in 13 sedicesimi, in 14 settimi, invece Lorenzo scrive cose super cantabili, super melodiche, quindi mi consente di come dire, di entrare dentro la musica e di lasciarmi andare in maniera abbastanza tranquilla e fluida. Quindi il primo appuntamento è con l'edizione, il cinquantennale, giusto, del Pescara Jazz, che si apre questa sera e domani inizia con i concerti jazz, sì, veri e sì, propri. Sì, diciamo. Esatto. Dopodiché, vabbè, lo vuoi dire tu, c'è l'altro appuntamento. L'altro appuntamento è quello attesissimo del ritorno dopo due anni dell'Indie Rocket Festival. E qui c'è una di quelle cose che magari senza la spinta del filippismo non avresti fatto, chissà, no? Chissà, probabilmente sì. Comunque anche questa sarà un po' un'incognita. Io poi mi piace stare anche in contesti tra virgolette scomodi, o comunque che è un po' fuori dalla mia comfort zone. Quindi suonerò con questo gruppo e il scenario già e i Tugurio. Salutiamo i ragazzi che saranno con noi la prossima settimana. Antonio Vitale, Max Leggeri e Michelangelo Del Conte, che hanno fatto questo disco bellissimo, stavo dicendo, ormai è tutto filippismo, bellissimo. Ovvio. Esatto, e i Tugurismo. Vi invito insomma ad ascoltare e ovviamente a venire al concerto. Al concerto che ci sarà proprio nella prima giornata, quella di venerdì. E tra l'altro l'Indie Rocket ci ha affidato anche un po' la sonorizzazione della tenda berbera al centro del parco della ex caserma Cocco, quindi ci saremo noi di Dannata Balera lì a sonorizzare un po' l'ambiente, a renderlo un po' esotico, un po' mistico. E vi porteremo un ospite speciale. Mamma mia, finalmente, che bello! Il grande Billy Bogus per Pizzico Records sarà così accanto ai fratelli Balera in tunica e tramontismo. Naturalmente, non mancate, anche perché quest'anno la lineup dell'Indie Rocket è davvero speciale. Abbiamo degli ospiti incredibili, dai Fulumizziki a Catudiosis. Andate a vedere il programma perché i nomi sono un po' impronunciabili, però ci sarà un'overdose di Africa contemporanea. Davvero grande musica, un appuntamento di cui essere orgogliosi di averlo nella propria città. E noi torniamo alla musica con Claudio, magari ci fa ascoltare qualcosa ora, sempre da filippismo. Sempre da filippismo. A questo punto suoneremo poi la piccola orchestra filippini vi suonerà Flower Power. Niente, buon ascolto. Faccio un piccolo test giusto per vedere, prego, se prego. Funziona tutto. Ma noi questa ce la dedichiamo, Fred. Ce la dedichiamo perché brano felice, abbiamo già passato un paio di volte. Ve la dedico. Secondo solo, arrivo, sto arrivando. Dovremmo esserci più o meno. Facciamo partire. È arrivato un clavinet. Così. Clavinet ne abbiamo. Il cane, quello che chiamo io, il cane. Bene, Flower Power. Proviamo a farlo partire. Thank you.
Claudio Filippini su Dannata Balera per presentarci il suo filippismo. E avete capito quanta varietà di suoni, di idee che c'è dentro questo album, che non può che rendervi felici, secondo me. Ma a proposito di felicità, abbiamo qui al mio fianco Maleficent, che l'abbiamo solo presentata ma non ne abbiamo ancora raccontato il ruolo, i connotati. Wow. Sì. Si presenta da sola, bella come il sole. Oh, così come la grazie, vedi. Grazie mille. Sì, bella come il sole. No, se Max è il difensore dell'arte, io sono la punitrice, esatto, invece. Esatto, mamma mia, mi allontano un pochino. Cioè, si salvi chi può. Che Laura ha attraversato il vetro che ci separa, attenzione. Assolutamente sì. No, no, no. Un grande piacere, un grande onore essere qua e aver collaborato, insomma, aver assistito alla nascita, alla creazione, a tutto di questo disco. Soprattutto folle. Per il live che c'è stato poco tempo fa, abbiamo creato questo evento, questa registrazione dal vivo che abbiamo fatto qualche giorno fa alla Odra Deck Studio, quindi esiste anche la band del filippismo live che vedremo prossimamente. Prossimamente, sì, infatti perciò dicevo l'asse, diciamo Lecce Helsinki, perché alla batteria c'è Olavi Lo Ivuori, che è uno degli esponenti, diciamo la punta di diamante del jazz scandinavo, alla batteria, musicista pazzesco, incredibile, con un orecchio che veramente basta e avanza. Al basso elettrico c'è Federico Malaman, che non ha bisogno di presentazioni, per me è il più grande bassista del mondo, quindi potrebbe bastarmi, bastare come presentazione. Ovviamente c'è Filippo Bubbico, che in questo caso ha suonato la chitarra, ha suonato il Moog, i sintetizzatori, ha cantato anche, quindi insomma non ci siamo fatti mancare niente. E Gianluca Dienno, che è, diciamo, il maestro Yoda della situazione, il più anziano tra virgolette del gruppo, che si è occupato di tutta la parte appunto più di orchestrale, anche tutto l'aspetto che riguardava le tastiere, tipo il Rhodes, l'Hammond, quindi diciamo io ho suonato quasi esclusivamente il piano acustico, tutta la parte elettrica gliel'ho sbolognata tutta a Gianluca. È stata una settimana intensissima, ci siamo chiusi in studio una settimana, quindi a provare tutta la musica. Tra l'altro il filippismo live in realtà ho voluto fare questa sorta di ritratto della mia musica degli ultimi 10 anni, quindi i brani che abbiamo suonato dal vivo sono, come dire, i miei cavalli di battaglia, anche se è una parola che non mi piace per niente, i cani da battaglia. Quindi è un po' un percorso attraverso tutti i miei brani più rappresentativi, ovviamente anche questi, insomma, del disco nuovo, quindi è stata prendono tutti anche un'altra forma, vengono contagiati dal filippismo, dal tutti filippismo gli effetti. Ognuno poi ci ha messo del suo, quindi è stato un po' un dare avere. Io gli ho presentato i brani, alcuni Federico mi ha telefonato con le mani tra i capelli, dicevo tu sei pazzo, ho detto sì, quindi però devo dire sono contentissimo di come sia andata. Tra l'altro ho due testimoni, quindi magari l'amalgama perfetta. E poi motivatore. Guarda, sono già convinto, lo compro. Vai, spara. Vabbè, l'amalgama che c'era tra Claudio, cioè l'alchimia che io essendo presente posso dire che oltre quello che possiamo leggere, diciamo percepire dal disco in studio, che comunque c'ha la sua creatività, la sua impronta così originale e così appunto filippistica, diciamo dal live secondo me è stata proprio molto azzeccata la scelta dei musicisti, perché hanno seguito il filone, diciamo, creativo che Claudio voleva dare, l'impronta creativa che Claudio voleva dare, e quindi sono riusciti anche loro a dare ognuno un tocco di colore, l'istintività del, che ne so, del batterista, il basso dietro a tenere il tiro in sicurezza, poi c'era il centrocampista, lì c'era Filippo al centro che faceva da raccordo tra i due pianisti, insomma formazione secondo me stellare. Aspettiamo di risentirvi live e più suonerete insieme più spaccherete. No, ma poi soprattutto devo sottolineare un aspetto che manca oggigiorno, cioè noi in una settimana, 5 giorni abbiamo creato la bellezza umana, cioè c'è stato un'unione di anime che dovrebbe essere sempre così per un film, per un disco, per un cacchio qualunque, e ci siamo riusciti, Filippini. Ha detto cacchio la prima volta. Ho detto cacchio, oddio, non scusatemi, non volevo. Accidentaccio, ragazzi, accidentaccio. Scappato, scusate, oddio.
è un tasto rosso. Però io vorrei tornare un attimo a filippismo, perché anche grande eclettismo, una cosa non comune ai pianisti, diciamo così. Tu nasci come pianista, ti sei diplomato giovanissimo al conservatorio, però poi sono tanti. Io torno sempre sui suoni e sugli strumenti. Quando hai cominciato ad appassionarti un po' di quel corollario di suoni che gira intorno al pianoforte, e soprattutto quanto è importante Herbie Hancock? Vabbè, quanto tempo abbiamo? No, vabbè, ho cominciato ad appassionarmi a suoni del genere quando ho cominciato a frequentare gentaccia, più che altro, no, scherzo. No, vabbè, Herbie Hancock per me rimane sempre sua maestà, cioè non saprei veramente da dove cominciare. Ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona e di vivermelo da persona, non tanto da, come dire, musicista, cioè, quindi oltre ad essere uno dei più grandi pianisti del mondo, è anche una persona fantastica. Ho dei ricordi, degli aneddoti incredibili. Il primo fu che gli mandai una mail nel 98, io ero proprio nucitle, come si dice qua, il pischello, stavo a dire, però fammi fare un po' il, come dire, il campanile. Per chi ci ascolta da fuori, Numan Moch, perché qui là, Numan Moch è un po' diverso. Gli mandai questa mail con il modem a 56k e lui mi rispose dopo un mese, che veniva a Pescara Jazz, quindi ci siamo conosciuti. Anche lui aveva un modem a 56k. Ovvio, lui forse c'aveva forse il Windows 98, no, il Windows 2000 c'aveva nel... E quindi è nata questa questo rapporto, prima diciamo come una corrispondenza, quindi un amico proprio epistolare, e poi ho avuto proprio la fortuna di incontrarlo dopo i suoi concerti. Ogni volta che veniva in Italia andavo a sentirlo, fino a quando sono, non so come, ma c'ho le prove, c'ho le foto, i video, sono capitato a casa sua a Los Angeles, sono stato a bordo della sua Ferrari a Los Angeles, lui mi ha scorrazzato per le vie di Los Angeles, non ci potevo credere, tra l'altro non sapeva neanche che io suonassi, cioè pensa te, quindi, cioè, beh, assurdo, vabbè, cioè, mi ha preso in simpatia, quindi per me rimane comunque un pilastro, diciamo, mi ha anche aiutato, mi ha dato anche delle, quelle due, poi è una persona di poche parole, però quelle poche parole che dice, come quando suona, due note proprio messe proprio al punto giusto, mi ha aperto un mondo, ovviamente. E probabilmente in quei momenti è anche nato un po', abbiamo messo le basi del filippismo, no? Sicuramente, sicuramente, il fatto che lui dice sempre questa cosa, cioè di essere se stessi, il fatto di non, come dire, cercare di emulare niente, ma il fatto di lasciarsi andare ed essere quello che si è, così, quindi un grande insegnamento da parte sua. E allora chissà se Herbie Hancock voleva scappare con te, ascoltiamo Scappiamo Insieme. Esatto, no? Okay. Prendila come una, immaginati, dedica da io parte... e lui sulla Vespa, perché esatto, cose del genere. Esatto. Scappiamo Insieme da Filippismo, ancora in diretta su Dannata Valera.
scappiamo insieme per Claudio Filippini ed Herbie Hancock mentre scorrazzano tranquilli per la loro Los Angeles tutta personale. Ma nel frattempo qui finalmente è comparsa Carolina Bubico. L'ho detto bene, l'ho pronunciato bene, eh? Bene. Benvenuta su Radio Città Sudannata Balera, Carolina. Ciao, sono super mega felice di essere qua con voi. Aspetta, problemi di piccolini, però vabbè. Un attimo che connettiamo anche l'audio, un istante solo. È lei che deve connettere l'audio, attenzione. Ma questo pure che sta facendo finta che il labiale. Niente? No, eh? Non mi sentite? Carole! Non abbiamo un sottofondo pelliceria, abbiamo uno sportino. Facciamo un po' di pelliceria intanto. No, veramente, non ci posso credere. Ce lo puoi seguire dal vivo, maestro. Ma non ce l'ho. Questo ci mancava. Possiamo fare un po' di pelliceria allo scannato. Eccolo. Dal 1987. Le migliori pelli. Niente, non avanti dall'alta della pelle. Così la capacità di improvvisare. Carolina sta facendo un monologo nel frattempo. Infatti, magari la chiamiamo da fuori onda e le diamo due dritte per appoggiamo il telefono al microfono. Anche. Proviamo al limite così. Proviamo a riconnetterla e vediamo se le cose vanno. Insomma, qui è tutto in divenire su Dannata Balera questa sera, perché davvero c'è tanta. Comunque è ottimo lo spot. Grazie. Così la improvvisazione. Lo facciamo? Sì. Comunque ce l'abbiamo registrato, volendo riusarlo, no? Beh, sì. Com'era l'arte della pelle? No? Dal 1987 le migliori pelli. Bellissimo. Fantastico. Poi ci firmi per le edizioni anche, sì, grazie. Ma a questo punto andiamo avanti a raccontare un attimo il disco. Magari sentiamo anche un altro pezzo, uno di quelli più spinti dove c'è un po' più di commissione, serata di Rebirth. Va bene, ci raccontaci questo brano, insomma. Ma è nato da un riff semplicissimo, che è questo, in età. Qua è sempre questa cosa che si ripete dall'inizio alla fine, quindi diciamo fatta la base, questo è il lievito, la farina, ci ho smadonnato. È successo tutto, però di tutto poi, sì. C'è anche un bel video evocativo. Sì, è fatto proprio così, homemade, mi sono divertito anche come videomaker, prima e ultima volta, perché sono impazzito, però va bene. Quindi sì, in realtà il titolo è arrivato dopo, Rebirth è un inno alla rinascita, e quindi anche un augurio che faccio a tutti dopo questo periodo così strano. Un po' perché non si può far finta di niente, esatto, diciamoci la verità, soprattutto perché insomma la musica la fa dal vivo. Sì. Esatto. A questo punto ascoltiamolo mentre tentiamo di recuperare il collegamento con hai visto, l'ho detto come la Rai degli anni 60, è bellissimo. Cerchiamo di recuperare il collegamento con Carolina Bubico. Nel frattempo ascoltiamo Rebirth. Thank you.
Dannata Valera torna in diretta, 22 e 11 minuti, il tentativo di recupero di col collegamento di Carolina Bubico penso che sia quasi andato a buon fine. Si sente, ce l'abbiamo finalmente. Siamo sei, facciamolo un applauso. Carolina Bubico, adesso lo puoi sentire. Un parto esagerellare. Grazie Carolina, benvenuta su Dannata Valera. Scusatemi, ero molto entusiasta, avevo fatto Andrea in casa. Che bello stare qua, lo dico di nuovo, sono felice di essere tra voi. Sono un po' smadonnato questo. Sì, diciamo che ogni tanto ti perdiamo, Carol, però vabbè, magari... Questo problema è il massimo che posso dare, non lo so. Va bene, però la sentiamo. Ci siamo. Ora sembra filare. Benvenuta su Dannata Valera, Carolina, davvero un grandissimo piacere. Qui a parlare del filippismo. Penso che il filippismo e il bubicismo si siano un po' contaminati durante questo tempo e soprattutto nella uscita di questo disco. Il nuovissimo estratto, il nuovissimo singolo è proprio Lush Life, che vi ha visto con lavorare insieme. Intanto, come nasce questo brano, questo riadattamento così che avete fatto? Ma intanto io sono onorata di fare parte di questo progetto immenso che insomma fa venire fuori, secondo me, al massimo della libertà espressiva di quell'essere lì che assolutamente ha condizionato le nostre vite. Spero che anche noi un po' l'abbiamo fatto, ma insomma io credo assolutamente che credo sì. Credo di sì. Sia stata reciproca, anni di scambio che vanno anche al di là insomma della musica, tutto quello che è stato la crescita di questo rapporto e la bellezza secondo me di questa Lush Life più magica che mai è il fatto che sia nata diciamo da una rielaborazione di un concerto dal vivo che io e Claudio abbiamo fatto. Ne abbiamo fatti due, se non sbaglio, pochi ma immensamente intensi. Per me quell'esperienza di duo con Claudio è stata estremamente formativa e estremamente magica. E quel concerto in particolare, se non sbaglio, insomma, ce lo ricordiamo, ma è anche documentato, quindi diciamo non è solo un ricordo. Noi prima e dopo anche, insomma, ma al di là del concerto. Il tasso alcolico devo dire che era, l'umore era alto quella sera. Sì. Grande giovialità. Sì. Insomma, vabbè, Carolina, per chi non la conosce, Carolina è una delle artiste più incredibili che io abbia mai incontrato. Siamo d'accordo. Cioè, non so che cosa gli dava da mangiare la genitrice, come la chiamo io, oppure pane e mottetti, cioè tipo, capito, non puoi venire a cena se non finisci tipo il contrappunto a sei parti. Mamma mia. A letto senza cena. Così, me la immagino così, ma in realtà non è così, cioè sono due talenti, lei e il fratello, veramente incredibili. Carolina, tra l'altro, ha fatto anche un disco bellissimo che è Il dono dell'ubiquità, che vi invito ad ascoltare. Che ha anche un po' influenzato il mio, quindi come dire, ci influenziamo a vicenda. Esatto. Quando è che vi siete incontrati, conosciuti voi? Come è successa questa cosa? Aspetta che ti abbiamo persa un attimo. Puoi armonizzare quando nelle vocali mancanti. Ora sì. Cazzo, che figura di merda. No vabbè, te lo stacchetto ragazzi. Sì. Vabbè. No vabbè, ora mi sentite? Penso che adesso tenere appoggiato il telefono, ok. Sì. Io credo che la connessione in realtà sia stata con mio fratello, con Filippo, Claudio e Filippo sì. Che sono cercati, scoperti, annusati e incontrati. E in questo incontro sono capitata anche io, quindi è casuale il mio incontro con Claudio e devo tutto a loro due. Però vabbè, come dire, è reciproca la cosa, cioè, l'ho raccontato prima, cioè, come dire, la dimensione Sun Village da loro è veramente incredibile, proprio un'oasi proprio di pace, villageto, Carolina. Diciamo che ne abbiamo veramente viste delle belle con Claudio. Sì. Tu pensa che noi siamo arrivati a un livello talmente alto di comunicazione che ci siamo inventati un linguaggio nuovo, noi potremmo parlare per assurdo, tipo la...
capirci comunque. Fateci ascoltare uno scambio di battute tipico. Tipo ieri ho piazzato un peperora a Filippo via raccomandata, forte. Last Laser Club. Cioè, bello che noi ci capiamo. Capiamo. È criptato. Beh, questa cosa potrebbe finire in musica, magari. Potrebbe finire con lo stacchetto, che in realtà è un messaggio WhatsApp. Lo faccio sentire, Carolina. Vado? No, te la senti? Sì. No, vabbè, perché il rapporto è talmente arrivato all'assurdo che i messaggi io riarmonizzo, mo faccio anche questo di lavoro, riarmonizzo di lavoro, messaggi però. WhatsApp, infatti mandate. Abbiamo sentito qualcosa. No, ma attenzione, non dirlo perché potrebbe diffondersi. Ma mandate questo... esatto, i vostri vocali, io ve li riarmonizzo, prezzi modici, diciamo. E questa è una, diciamo, chiama una figura di merda clamorosa che fece Carolina con me via messaggio, e gliel'ho riarmonizzata così per il suo compleanno l'anno scorso, 2 anni fa. Cazzo, che figura di merda. E ti giuro che sono una precisa su queste cose, sono proprio cretina, vedi che infatti non sto facendo finta di niente, mi sono completamente dimenticata. Madonna, Cla, scusami. Porca puttana. This is how we like to do it. Vabbè, così capolavoro esclusivo, applauso. Però attenzione, perché si potrebbe davvero diffondere tra i dopolavoristi questa cosa di armonizzare bene, i messaggi dai. WhatsApp. Mi tengo un'ora al giorno, tipo da mezzanotte a l'una posso fare questo. Armonizzo figure di merda, specialmente specializzato in figure di merda. Carolina, noi intanto ti ringraziamo perché ti abbiamo intercettato, non so dove ti trovi in questo momento, però è davvero un piacere che tu sia con noi. A questo punto ne approfittiamo anche per chiederti a cosa stai lavorando. È uscito da pochissimo un singolo, se non sbaglio, una cover dei Tribalistas, giusto? Stai anche lavorando ad altro? Questa mi è piaciuto molto poter fare, perché è sempre interessante elaborare musica altrui, però forse Carolina, mi sa la devi rifare, fai un'altra take, perché questa non si è sentito niente. Dicevo, per chi conosce, eccoti, quello che faccio, sicuramente amo più che altro creare musica, diciamo, mia, originale, però è sempre interessante di lavorare per dare musica di altri, perché è importante il modo in cui cerco di approcciare, cercando la mia voce per elaborazioni. Questa versione del Tribalistas è stato in realtà un suggerimento esterno, non a mia idea, però è stato interessante anche questo prodotto con Filippo, interessante trovare una chiave, altrettanto interessante come sound che potesse soddisfare, diciamo, la semplicità e la sensibilità di questo brano. E per realtà, appunto, proprio perché mi piace scrivere la musica piuttosto, fra un mese più o meno, quindi a luglio, uscirà questo brano che si chiama Terronda. Un brano in realtà che non ha niente a che vedere con quello che faccio io, tanto per cambiare, mi piace sempre cambiare fonda musicale, perché credo molto nella universalità di questo linguaggio, che fa la uno come appunto una grande pangea, intersecazione. Terronda è un brano mediterraneo, un brano di matrice, diciamo, volendo volare, l'esperimento è stato quello al fianco della mia cantautrice, Cristina Verardo, di scrivere qualcosa che potesse rimanere. E essere rappresentativo di una musica mediterranea, uscirà. Carol, ti interrompo un attimo, perché bellissimo. È diventata tipo unisci i puntini, cioè io ho capito la onda, ti rifà, a luglio uscirà ho scritto la Ronda, Cristina Verardo, ono dell'ubiquità, grazie mille, Angea, quindi unite i puntini. No, vabbè, poi magari mettiamo i sottotitoli, facciamo qualcosa. Comunque, vabbè, Terronda, giusto? A luglio. Terronda. E questo vai. Nuovo brano che esce a luglio. Oh, perfetto. Noi ci prenotiamo per parlarne approfonditamente. Il dono, qui su dono della sintesi, oltre che dell'ubiquità. Esatto. In un collegamento magari meno problematico, sicuramente, se vorrai essere nostra ospite, la balera è aperta. Volentieri, te la sto mettendo tutta. Lo so, ma vabbè, qua con i potenti mezzi, diciamo, il bello della diretta, il brutto della diretta.
Va bene. Niente, si sta dissolvendo anche l'immagine in questo momento, attenzione. Beh, a questo punto io ascolterei questa Quanto ti voglio, cercando di ristabilire per l'ennesima volta la connessione con Carolina. Un grande abbraccio da Dannata Balera. Carolina Bubico, che abbiamo tolto dal video, però ce l'abbiamo direttamente al telefono per i saluti finali. Carolina, grazie. Sì, chiedo scusa per questa. Ma che scusa, grazie mille. È la prima volta che ci troviamo, insomma, magari ci rifaremo nel tempo. Assolutamente, assolutamente. Quando volete, insomma, sono sempre a disposizione per scambiare parole, chiacchiere, musica, quello che si vuole, insomma. Ringrazio di cuore Claudio per avermi fatto fare parte della sua musica, che io ritengo sia la più bella musica del mondo. No. E voi per avermi, insomma, così accolto, seppur in maniera difficoltosa. Ma che scherzi! Davvero un grande piacere e un applauso per Carolina Bubico. Ciao, su Dannata Balera. Ci sentiamo prestissimo, ragazzi, allora, prendiamo già appuntamento. Sì, sì, assolutamente. Ciao, parlate con la genitrice. L'agenda di Carolina la gestisco io. Aiuto! Una presenza demoniaca in studio. Beh, siamo quasi giunti ai saluti finali, quindi a questo punto, prima di salutarci, vogliamo un po' così recuperare con il cuore questo momento. Oppure Lush Life, se ce la facciamo, esatto, a questo punto, no? Così mettiamo un punto di sutura a questo piccolo, perfetto, imbarazzo dovuto alla connessione. È stato con noi Claudio Filippini. Ciao insieme a tutti. Ai suoi balletti.
salutiamo Alessandra e non ricordo il nome del motivatore. Max, come Messico o come Maximiliano? Massimo. Ah, quindi è tutto un gioco di parole che continua qui su Dannata Balera. Sono stati con voi i fratelli Balera, alla regia Pasquale Balera e alla stanza Lord Vader nella stanza di Lord Vader Fred Balera. Noi torniamo in diretta mercoledì prossimo alle 21:15 sulle frequenze analogiche digitali di Radio Città Pescara Popolare Network. E attenzione, avremo con noi i mitici e i scenari. Nel frattempo, prima di andare via, un paio di raccomandazioni: acquistate e ascoltate Filippismo, correte domani al porto turistico di Pescara per dopodomani per Pescara Jazz e poi all'Indie Rocket per il featuring con i scenari. È stato con noi Claudio Filippini, grazie ancora. Grazie a voi, bellissima puntata, grazie. Network.